Buongiorno a voi e bentornati sul mio canale. Oggi ho voglia di esperimenti. Tenterò una versione personalizzata dell'acrylic pouring, adattata alla pittura su stoffa e con i colori per stoffa. È solo un approccio. In seguito vedrò di migliorare la tecnica. L'idea è quella di semplificare il lavoro per chi dipinge, pur non avendo disegni a disposizione, ma vuole comunque dipingere e divertirsi. Innanzitutto, niente piattino o tavolozza. Prelevo il colore direttamente dal tubetto. Ho preso un pennello piatto, un piccolo, in modo da prendere un po' più di colore. Ho posato dei grumi di colore blu scuro intorno ad un cerchio immaginario. In seconda battuta ho posato dell'azzurro più chiaro a fianco del blu più scuro ed infine un colore rosso magenta. Per fluidificare il colore utilizzerò l'acqua. Proseguo prelevando dell'acqua con un pennello 3 a punta e vado a bagnare nelle zone dove stanno i grumi di colore in modo da renderli più fluidi. Piano piano comincerò a spandere il colore dando forma ai petali. La tecnica dell'art pouring o acrylic pouring prevede l'utilizzo di colori acrilici molto diluiti con un medium adatto a questo tipo di pittura. È un medium che rende i colori molto molto più fluidi. Io in questo momento sto facendo solo un esperimento. In realtà ho preso solo un suggerimento da questa tecnica. In seguito però voglio approfondirla, provando anche ad utilizzare i colori diluiti con il diluente adatto per questa tecnica. Trascino il colore che avevo posato verso l'esterno dando forma ai petali, tutto con il pennello a punta numero 3. Naturalmente il colore preponderante sarà il blu scuro. Bisogna trascinare il colore molto velocemente in modo da conservarlo ancora abbastanza liquido. Dopo aver fatto la prima corolla di petali, ne farò una successiva che sbuca da sotto questi petali blu. E utilizzerò maggiormente il colore magenta e il colore azzurro per dare risalto alle differenze tra i petali superiori e quelli inferiori. Allo stesso modo utilizzerò l'acqua che mi aiuterà nella stesura del colore. La parte centrale del fiore verrà realizzata utilizzando del colore abbastanza pastoso messo in fasce alternate con giallo, arancio e marrone. Successivamente trascino questi colori verso l'esterno con la punta del pennello a raggiera. Metto in evidenza la luce aggiungendo dei punti bianchi. Voglio fare un secondo fiore rovesciando i colori. Prima avevo utilizzato il colore blu, azzurro e rosso magenta, adesso utilizzerò solo il rosso magenta e l'azzurro più chiaro, in modo da fare la prima corona di petali un pochino più chiara. La seconda corona, quella sottostante, sarà di colore più scuro e vediamo cosa succede.
Mi aiuto sempre con l'acqua per stendere il colore, ma potrete anche utilizzare il medium dei colori per stoffa. Rovesciando i colori, quindi sopra quelli più chiari e la corona di petali sotto più scuro, si ottiene un risultato diverso. In questo secondo fiore, la parte centrale la sto facendo mettendo prima del bianco, poi del giallo, poi metterò dell'arancio, poi ritornerò a mettere il giallo ed infine rifarò le lineette che partendo a raggiera del centro si dirigeranno verso i petali. Sottolineo di nuovo la luce con delle macchie bianche. Questo secondo fiore risulta molto più luminoso, soprattutto perché i colori centrali sono più chiari. Utilizzerò l'azzurro e il giallo per realizzare le foglie. Avevo deciso di fare semplicemente un esperimento. Ma poi all'ultimo momento ho acceso la telecamera, perché sono diverse volte che faccio degli esperimenti e poi mi dispiace di non aver fatto le riprese perché i risultati erano buoni e avrei potuto proporverli. Così e ho voluto mostrarvele anche se non è un lavoro estremamente sofisticato e complesso. Ma ritengo che i risultati siano abbastanza gradevoli e potrebbe essere una tecnica che qualcuno può decidere di utilizzare.
rifinisco con dei riccioli e dei rametti per legare la composizione. Il video finisce qui, vi ringrazio per la visione, spero vi sia piaciuto, nel qual caso mettetemi un like e se non siete iscritti iscrivetevi, così potrete vedere le prossime video lezioni. Grazie e arrivederci.